Buongiorno ragazzi e bentornati con questo video direttamente dalla quarantena. Se ti è piaciuto l'ultimo video ti chiedo di andarci a mettere un like o un commento sotto l'ultimo post. Ieri abbiamo visto come iniziare ad allenarsi sia il working flare che l'exhibition flare con un senso. Ciò significa che bisogna allenare prima tutte le basi in working flare e poi tutte le basi in exhibition, perché i movimenti cambiano totalmente. Oggi andremo a vedere come dalle basi sia di working flare che di exhibition flare posso andare ad aggiungere un oggetto o più. Tre caratteristiche fondamentali per avere un buon multi-object. La prima è avere la conoscenza delle basi. Ragazzi, bisogna avere le basi benissimo, bisogna essere tranquilli e non avere esitazioni sulle esecuzioni del movimento. Tempistica. Cosa significa tempistica? Abbiamo visto l'altro giorno quando iniziavamo a fare un tine bottiglia che il movimento deve essere prima uno e poi l'altro. Quando noi andiamo ad aggiungerci un terzo oggetto, questa cura della tempistica deve essere ancora più curata. Cura più curata. Il terzo punto sono le linee. Ragazzi, sì, perché quando inizio ad aggiungerci più oggetti, le linee andranno a incontrarsi. Per cui questo cosa significa? Significa che se io lancio un oggetto nella stessa identica traiettoria di un altro, si andranno a scontrare e noi questo non lo vogliamo. Ok ragazzi, fatta questa veloce premessa su come e il perché utilizzare dei movimenti, voglio soffermarmi sull'ultimo punto prima di iniziare a vedere i movimenti. Ora ragazzi, se voi volete andare a fare un multi-object dietro al banco per forza di cose, perché vi sentite di volerlo fare, mi sento in dovere di darvi questa premessa. Negli anni ragazzi, il mondo del flare è stato bistrattato proprio per questa ragione, perché molti flare bartender andavano dietro al banco non avendo le basi di tine bottiglia e pretendevano di fare tre oggetti o quattro oggetti o le tre bottiglie. Questo ragazzi ha incrementato notevolmente il numero di persone che non volevano più vedere il flare dietro il loro banco bar, perché i ragazzi glielo distruggevano. Noi questo non lo vogliamo. Qui, se dovete per forza fare un multi-object dietro il vostro banco bar, vi consiglio di avercelo veramente al 100%, perché sono tanti i fattori che dovete considerare. Oltre al fatto che magari avete gli shaker bagnati, per cui non è un movimento sicuro già di per sé con tine e bottiglia. Le luci non sono magari quelle con cui vi allenate di solito. Metteteci che c'è la luce che magari non è proprio quella con cui mi alleno di solito, la bottigliera che è lì e mi è un po' attaccata, i bicchieri che sono lì, il collega che mi passa. Diciamo che è meglio andare sul safe al lavoro. Ok, fatta questa piccola panoramica, ho messo un po' di terrorismo a chi vuole fare multi-object dietro il banco bar, dove magari non è ancora proprio in grado, possiamo andare a vedere quali sono le basi per iniziare a creare un multi-object con i movimenti base che abbiamo visto gli altri giorni. Ok guys, come vedete siamo in una location diversa, siamo nel mio garage perché è sul mio terrazzo diluvia. Chiedo scusa se l'ho rattappezzato un po' come riuscivo, però la location in tempi di crisi è quello che è. Ok guys, ora andiamo a vedere come inserire un oggetto in più rispetto alla tine bottiglia che usavamo fino a ieri. Allora, partiamo da un movimento base che abbiamo visto e stravisto, che è questo. Ok? Qua, come farò ad andare ad aggiungere un oggetto in più? Guardate, se io al posto di lanciarla così, la lancio da un grab, guardate cosa succede. 1, 2, 3. Avete visto? Ho usato delle tempistiche. Rivediamo. Lancio, sospensione, snatch. Ora, notate bene, posso o lanciare, usare una sospensione e poi andare a snatchare, che è un livello leggermente più avanzato, oppure posso fare in questo modo: non lancio il team che ho sulla mano destra, ma vado a snatchare e basta. Vediamo. 1, 2. Vedete ragazzi, qua io non ho lanciato nulla, faccio 1, 2. Vedete il tin che va da sinistra su destra fa mezzo giro, in modo tale che io lo posso controllare in maniera tranquilla. Posso lanciare anche altri giri, ma sarà più difficile il controllo. Ma lo snatch non è l'unica cosa che posso fare. Guardate, aspettato in questo modo, poi dopo andare a rimuovermi. Dallo stesso movimento ci possono aprire tantissimi scenari, ad esempio posso 1, 2. Snatch non è l'unico movimento che posso fare da questo scambio, posso farne anche altri, ad esempio posso disnecciare il tin, snatch una bottiglia. Avete visto le tempistiche ragazzi qua?
è un palleggio. Questo si chiama juggling, ok, palleggi di juggling. Li andremo a vedere magari più avanti. Adesso è un discorso un po' avanzato. Questo è un discorso per cercare di darvi una panoramica su quelli che sono i multi-object partendo da un singolo movimento tiro e bottiglia. Abbiamo visto alcune varianti di questo movimento, possiamo andare a vedere in un movimento base, sempre partendo da questo, aggiungendoci questo. 1, 2, 3. È lo stesso identico movimento fatto con un oggetto in più, con del palleggio. Rivediamo. 1, 2, 3. Ora qua sto sneggiando la bottiglia, che sarebbe come se io stessi aspettando la mia bottiglia in questo modo, ma al posto di aspettarla la vado a snecciare. Posso solo snecciarla? No, posso fare tantissimi movimenti. Andiamo a vedere tipo 1, 2, 3. Posso anche andare in stall in questo modo. Un altro movimento, sempre passando dalla base, è dallo shadow pass. Guardate, movimento base in questo modo, abbiamo visto in questi giorni, movimento solo bottiglia, ok, partendo da un grab. Dopo è scontato che questo ormai ce lo abbiamo, cosa possiamo fare? 1, 2. Ragazzi, se avete problemi con gli snatch non vi preoccupate, c'è il tutorial su IGTV o su YouTube. Rivediamo, qua parte soltanto il pin e equivale lo stesso discorso per questo movimento. Se io lo aspetto mi viene molto più semplice. Se io faccio questo movimento qua sarà working flat, perché la bottiglia è piatta, a differenza se io farò questo, che esibisce, avete visto, c'era un palleggio in più. Il movimento ad esempio è working flat perché la bottiglia mi va piatta, ma se io la bottiglia, al posto di farla andare piatta, le dessi mezzo giro, sarebbe exhibition, perché vedete che piglia, gira. Un altro punto su cui mi voglio soffermare è il movimento di tutti gli oggetti. Vi faccio un esempio, non è che se voi state facendo questo, allora è un vero e proprio multi-object. Sì, state usando tre oggetti, perché comunque quello che avete in mano sta andando a snecciare, però questo qui rimane in mano, non si muove. Se vado a fare questo, quindi è consigliabile, anche se faccio questo movimento, cercare di lanciare anche il terzo oggetto. So che è difficile, ma ragazzi, iniziate a provare. All'inizio magari non vi verrà molto tranquillo, però la cosa importante è che voi iniziate a provare a staccare, perché se tenete sempre un oggetto in mano, il multi-object verrà giudicato, parlando di gare, in maniera so-so, cioè dove tutti e tre gli oggetti si muovono. Guardate, avete visto? Qui ho questo scasso, che adesso andiamo a vedere, più uno per le shoulder. Ok, andiamo come se ci fossero dei livelli di difficoltà. Ad esempio, per chi si trova per prima volta a fare un movimento del genere, questa è la base. Guardate, mezzo giro e arrivo. Sinistra, va su destra, mezzo giro. Poi, dopo, sarà la volta dei soliti e basta. In questo modo, guardate, 1, 2, simulo il lancio dell'over the shoulder, apro due team in questo modo. Questo qua, se vi ricordate, vi ricordate bene, è questo, guardate, scusate, guardate da qui, guardate, questo è il mio primo team. 1, over the shoulder, aspetto. Una volta che ho provato questi movimenti sarà la volta di farlo tutto assieme. 1, 2. Andiamo a vedere un livello più avanzato. Ad esempio, ci vado a mettere un bump. Avete visto? È insieme di tre tecniche: over the shoulder, questo scastro e un bump. Ora ci vado a mettere un roll. Insomma, ragazzi, potete farlo in tantissimi modi. Posso anche cambiare direzione. Ad esempio, posso riprenderlo su destra, lo prendo su sinistra. In questo modo possiamo andare a prendere anche dietro.
lascio con un esercizio da fare in questi giorni a casa. Guardate, allora abbiamo visto questo movimento di partenza, giusto? Come lo faccio a fare? Allora, prendo due shaker, sul primo tre dita, sul secondo indice e pollice. Vedete che sono scastrati leggermente, ovvio non sono così, però sono un po' scastrati per permettermi di fare questo. Posso fare o forehand, come abbiamo appena visto, in questo modo, oppure backhand, forehand, perché cambia il verso della mano, sia sulla sinistra che col cambio mano, ovvero da sinistra verso destra prendo il tin di destra, guardate, 1, 2, oppure posso fare 1, 2, è indifferente, ok? Dipende da quello che dovete andare a fare, oppure a posto che forehand posso andare a prendere backhand solo su destra, basta anticipare leggermente il primo shaker e capire un attimino come viaggia. Comunque cercate sempre di provare. Ad esempio, sempre da questo scastro posso andare a fare stall. Vedete? Faccio sempre questo scastro con la bottiglia da walkie. La bottiglia da walkie non si scatta, taglio e verso all'interno. Oppure posso andare a fare uno stall, dipende ovviamente se su mano o gomito dal vostro livello. Guardate. Ragazzi, spero vi sia stato tutto chiaro e vi rimando a lui. Se questo video ti è piaciuto e pensi che possa essere interessante anche per un tuo amico, non esitare a condividerlo e lasciaci un like.